usare alcuni principi fondamentali per quanto riguarda la costruzione in tutto il mondo con dei parametri ben specifici e adottati a livello internazionale fino dal 1947, anno in cui negli Stati Uniti, a Chicago in particolare, nacque l'associazione chiamata in sintesi ICAO, che è l'Organizzazione Internazionale per l'aviazione civile, che ha dettato delle regole valide in tutto il mondo perché l'aviazione è globale e non riguarda uno Stato solo, per quanto riguarda la sicurezza dei voli nel campo dell'aviazione civile. Ci sono dei principi fondamentali che questa organizzazione ha stabilito in quelli che si chiamano i famosi annex, cioè gli annessi, e ce ne sono diversi. Io me li sono letti quasi tutti, naturalmente per trattare un singolo annesso, in particolare il 14, ci vorrebbe una settimana. Quindi, in sintesi, cosa dice questo annesso 14 sulla realizzabilità di una nuova pista aeroportuale? Ci sono dei punti fondamentali che non sono tanto intuitivi a livello di viabilità su terra. Perché? Quando noi si parla di vento, non ci si riferisce alla velocità del vento rispetto alla terra. Chi va in bicicletta, chi va in motocicletta, in automobile, si rende subito conto che per viaggiare bene bisogna avere il vento in coda, perché in questa maniera esso contribuisce a spingere il veicolo o noi stessi, consumiamo meno energia, meno combustibile, si va avanti meglio. Ebbene, in aeronautica le cose non stanno proprio così, in particolare nelle fasi più problematiche dell'aviazione, dove nascono il più del 50% degli incidenti, fasi che si chiamano atterraggio e il volo e le take-off dall'aeroporto. Questi sono i due momenti critici per l'aviazione. Regola fondamentale numero uno in tutto il mondo qual è? Quando si parte dall'aeroporto e si va in elevazione è necessario avere il vento in prua, cioè il controvento, non il vento in coda. Il vento in coda è estremamente pericoloso perché mentre l'automobile rimane a livello del suolo ed è spinta dal vento in coda, l'aereo si deve sollevare, cioè deve acquistare energia cinetica e energia potenziale, e per sollevarsi deve nascere quella che si chiama portanza alare. E la portanza alare, guarda caso, è proporzionale alla velocità per la velocità. Il che vuol dire che piccole variazioni percentuali di velocità comportano elevazioni estremamente diverse. Se noi si vuole avere ridotti consumi in serie di partenza, piste di partenza sicuro più corte possibili, bisogna viaggiare e partire con il vento in prua. Evidentemente questo pone un grosso problema, perché la rosa dei venti, cioè la possibilità che i venti hanno di variare la loro durata, la loro velocità, la loro direzione, ha portato nel lasso di tempo di 10 anni, lo stabilisce l'ICAO, e l'ENAC, che è l'analogo italiano dell'ICAO, ha un po' ridotto a 5 anni. Cosa ha stabilito l'ENAC? Deve cercare di vedere le velocità dominanti dei venti nell'arco dei 5 anni. Si stabilisce un diagramma polare e si stabilisce la pista, la si fa nella direzione dei venti dominanti. Poi non basta questo, supponiamo il vento sia lungo la pista, sia il vento dominante e la pista sia stata scelta giusta. Vedremo poi nel caso delle nuove piste se questo si verifica o no. Ammettiamo che la pista sia stata orientata nel verso dei venti dominanti nell'arco dei 5 anni o dei 10 anni dell'ICAO. Allora, quando noi si parte e si acquista quota, ci vuole il vento dominante di prua. Quando poi si atterra, lo stesso discorso, il vento di atterraggio deve essere sempre di prua, perché in questa maniera si diminuisce il percorso sulla pista, si minimizza la velocità di atterraggio, i freni del velivolo viaggiano con più spediti e si corre meno rischio naturalmente. Quindi gli atterraggi e le partenze devono essere sempre con il vento in prua. Questo è fondamentale, punto numero uno. Ovviamente i venti fanno quello che vogliono, sia in intensità, in direzione, e compaiono quelli che si chiamano i venti al traverso, cioè se
questa è la direzione della Carlinga, ci sono venti che, guarda caso, non arrivano a piano 90 gradi, che è la cosa peggiore, arrivano con un angolo diverso. Chi ha fatto un po' di trigonometria e si scompone il vento in due componenti, una assiale e una perpendicolare. I venti attraverso, sempre norma di Ricao, devono essere tali per cui il coefficiente di utilizzazione della pista deve essere del 95% minimo, che vuol dire i venti attraverso non devono rompere le scatole per quanto riguarda l'atterraggio o la partenza. L'atterraggio è più problematico per la partenza, perché con un vento attraverso che arriva al limite della sostenibilità dell'aereo, quella carlinga invece che rimanere in linea con l'asse della pista viene sbandato. Allora il pilota deve fare un atterraggio tipo crab, che in inglese vuol dire granchio, in definitiva deve andare esassato, oppure le ali non hanno la stessa portanza e bisogna che il cringer rimanga assiale con la pista, quindi è molto pericoloso. Questa naturalmente è un'altra prescrizione fondamentale del ricavo. Ovviamente, tornando alla nostra situazione attuale, la vecchia pista 0523, le piste non hanno esattamente un'angolazione rigorosa, si va di 10 gradi in 10 gradi, in definitiva 0,5 sono 50 gradi, ci si mette uno zero dopo, e 23 sono 230, c'è sempre 180 gradi, no? Perché da una parte c'è un valore e da quell'altra c'è più 18, quindi 180 diviso 10. Questa pista qua, che era nata nel 1930, all'epoca andava bene per i velivoli che navigavano in quell'epoca, perché naturalmente anche la partenza verso il Monte Morello non costituiva un handicap gravoso, come invece lo è oggigiorno. Altro concetto fondamentale e ultimo dell'ICAO è questa qua: le piste devono essere bidirezionali, non monodirezionali. Perché le piste devono essere bidirezionali. All'estremità delle piste ci sono delle strisce, tipo le strisce pedonali, si chiamano soglie della pista. Perché devono essere bidirezionali? Perché se il vento spira nella direzione sbagliata, il pilota che fa? Inverte la rotta e va a atterrare sempre contro vento. Quindi la pista viene sfruttata al massimo. La pista monodirezionale, come è quella attuale, da 0,5-5,3, negli anni 30 era bidirezionale, perché anche le partenze verso il Monte Morello non mettevano in pericolo gli aerei dell'epoca, i quali gli aerei Erika decollavano, avevano una portanza aerea abbastanza elevata e si alzavano in quota in modo tale da rendere non pericolosa la partenza verso il Monte Morello. Adesso viceversa non è possibile questo, perché la pista attuale è fondamentalmente monodirezionale verso sud, con tutti i limiti possibili per quanto riguarda la partenza e in particolare l'atterraggio. Perché se io atterro con il vento in coda, il tailwind degli inglesi, cosa succede? Prima di arrestare l'aereo, io corro il rischio di arrivare verso fine pista. Naturalmente non mi bastano più i freni e l'inversione dei reattori, che generano una forza contraria all'avanzamento. Quindi, evidentemente, una nuova pista dovrebbe prima di tutto soddisfare, se non altro, queste due esigenze. Prima, essere orientata verso i venti dominanti. Un piccolo quesito: se non erano idioti i progettisti degli anni 30, avranno dimensionato la pista verso i dominanti. Quelle piste attuali ora, quelle piste proposte, non sono a 90 gradi, quindi evidentemente la pista attuale non può essere dimensionata e avere la direzione dei venti dominanti, salvo contraria dimostrazione. Ma fammela dare, perché naturalmente nessuno qui credo abbia avuto mai anche il piacere di andare a vedere la rosa dei venti esatta di quelli che sono i venti che insistono presso l'aeroporto di Firenze, perché sono quelli, in definitiva, sono quelli fondamentali che determinano il senso di orientamento della pista. Se è possibile farlo, però, perché se ci sono delle infrastrutture che si interpongono con la direzione privilegiata dei venti dominanti, la pista non si può fare. È contro il regolo dell'ICAO. I principi fondamentali di progettazione a livello mondiale delle piste sono questi: bidirezionalità, che non c'è, i riattacchi, cioè i go-around degli inglesi, in cui non è il caso di atterrare,
perché non hai caratteriale, per diversi motivi, o siamo troppo corti, o siamo troppo lunghi, inevitabilmente in realtà passo con la finenza. Nel caso in cui, per esempio, collassi un motore durante la partenza e ci sia bisogno poi di riatterrare sullo stesso aeroporto, si deve scaricare il combustibile, rimane quasi a secco, perché quando si parte e quando si arriva i pesi sono diversi, insomma. Quindi quando si riatterra il peso deve essere molto minore, sono tonnellate. Ne consegue che a livello puramente ingegneristico, strutturale, realizzare pista fondamentalmente monodirezionale e pista che vedrà limitata la capacità operativa verosimilmente al di sotto del 95% che stabilisce il CAO, anche perché i denti attraverso futuri, chi lo sa quanto saranno, visto che il meteo sta peggiorando e che quindi l'intensità dei venti nel futuro sarà ancora verosimilmente più elevata. È vero che aumentando la classe aeroportuale, passandola dalla 3 alla 4 e aumentando la classe anche degli aerei, essi sono molto meno sensibili ai venti laterali attraverso, più grossi sono e meno sensibili sono. Ma per esempio la situazione è peggiorata con le winglet. Le winglet sono quelle alette alla fine dell'ala, l'avete visto sui che stanno verticali, anche le winglet concorrono allo sbandamento coi venti attraverso. Quindi ne consegue che a livello puramente ingegneristico questa pista qui con la variante di 4 gradi spostata più o meno dice poco definitiva, non ne trova verosimilmente rispondenze né a livello di Nicao, ma verosimilmente neanche a livello dell'ENA, che ha un pochettino plasmato e adattata alla situazione italiana delle regole di Nicao stessa. Quindi che si fa? Punto interrogativo. Siamo a parlare in casa, non si sente nulla. Se accende la televisione non si sente nulla ogni volta che passa un aereo. È una cosa pazzesca.